sia lodato e ringraziato ogni momento. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria e lode a te, Signore Gesù. Noi siamo qui, Signore Gesù, perché vogliamo adorarti, benedirti, ringraziarti, glorificare e santificare il tuo nome, perché tu sei grande, tu sei la misericordia, tu sei la pace, tu sei l'amore, tu sei la gioia dei nostri cuori, tu sei il nostro Dio, il nostro Signore, e noi vogliamo adorarti. Lode e gloria a te, Signore Gesù. Lode e gloria a te, Signore Gesù. Siamo qui, Signore Gesù, ai tuoi piedi e ti portiamo i nostri cuori. Vogliamo consacrarti, Gesù, i nostri cuori, per mezzo del cuore immacolato di Maria. Vogliamo implorare la tua misericordia, perdona tutti i nostri peccati, risana tutti i nostri cuori e fondi in sua abbondanza su di noi e le nostre famiglie, la Chiesa e l'umanità, tutte le tue grazie spirituali e materiali. Ti supplichiamo, Gesù, specialmente per i malati gravi, i malati inguaribili, i malati di malattie rare. Ti preghiamo per coloro che sono vessati dal maligno, che subiscono possessioni, vessazioni, disturbi, che subiscono malefici, maledizioni, ogni forma di male occulto. Tu sei la potenza, tu sei la luce che disperde le tenebre, tu sei il Re, Gesù, regna e distruggi questo mondo di tenebre. Vieni in nostro aiuto, Signore Gesù. Lode e gloria a te, Signore Gesù. Tu sei la pace dei nostri cuori, delle nostre famiglie, della Chiesa e dell'intera umanità. Liberaci, Gesù. Liberaci dalla guerra nucleare, dalla guerra mondiale. Liberaci dalle armi di distruzione di massa. Libera i cristiani perseguitati dall'oppressione dell'integralismo islamico, del terrorismo. Liberaci, oh Gesù, da ogni forma di oppressione, invasione e violenza. Lode e gloria a te, Signore Gesù. Signore Gesù, tu sei la comunione delle nostre famiglie, Gesù. Vedi quante famiglie spezzate, specialmente qui a Torino, Gesù. L'80% dei matrimoni vanno in rovina. Satana vuole distruggere la famiglia, perché la famiglia è fatta a tua immagine e somiglianza, perché nella famiglia abita la Santissima Trinità, abita il tuo amore. Libera, Gesù, le nostre famiglie dal divorzio, dall'aborto, dalle dimissioni, dalle violenze psichiche e fisiche, dalla mancanza di amore. Vieni, Gesù, regna di nuovo nelle nostre famiglie, per mezzo del cuore immacolato di Maria, poiché Maria, Giuseppe e tu, Gesù, avete manifestato il vero progetto di Dio sull'intera umanità, essere la famiglia una piccola chiesa domestica, dove vive la presenza del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Lode e gloria a te, Signore Gesù. Ti supplichiamo, Gesù, per i giovani che sono così disorientati, a volte disperati, che vanno sul via di morte, di peccato, di dissoluzione morale. Abbi pietà, Gesù, dei giovani. Ti supplichiamo, Gesù, per i bambini, i ragazzi e i giovani che stanno crescendo in una società che li divora, che distrugge il loro cuore dalla tua presenza. Qui, Gesù, a Torino, 6 giovani su 10 dicono di non credere in Dio, ed è
tantissimi ormai stanno perdendo completamente la fede anche in un Dio naturale. Vieni in aiuto dei giovani, o Signore, e fai che riscoprano che solo tu sei la pace, la gioia, la vita, la speranza per il futuro dei giovani. Gloria e gloria a te, Signore Gesù. Vi supplichiamo, Signore Gesù, per la vita nascente, per gli embrioni che congelati, per i bambini concepiti e ancora non nati e che i genitori vogliono abortire. Ti supplichiamo, Gesù, che l'umanità riscopra il dono inestimabile, incommensurabile, unico sulla terra, che è un'anima incarnata in un corpo, voluta in immagine e somiglianza di Dio. Fai che tanti genitori che hanno già deciso di uccidere i bambini nel grembo materno possano riscoprire l'amore per quel bambino, che è il loro figlio, che è il frutto del loro amore, che è il frutto del tuo amore infinito. Lode e gloria a te, Signore Gesù. Presentiamo, Signore Gesù, tutte le richieste che abbiamo nei nostri cuori, specialmente ti supplichiamo per la Chiesa, oh Signore, perché rimanga santa, fedele, fondata sulla roccia della tua parola, sulla roccia della fede dell'Apostolo Pietro, perché la Chiesa non vacilli in questo mondo in tempesta, così come il nostro Santo Padre Benedetto XVI ha detto, che la Chiesa oggi sembra una barca che stia quasi per affondare, ma tu, Gesù, sei il nocchiero della barca. Tu sei lì addormentato, ma sei vivo, presente, potente. Svegliati, Signore, e riprendi il timone della Chiesa e conducila nelle vie delle acque calme, conducila verso l'orizzonte sconfinato della vita eterna. Lode e gloria a te, Signore Gesù. Lode e gloria a te, Signore Gesù. Ti preghiamo, Gesù, anche per le vocazioni sacerdotali, religiose, speciale consacrazione. Suscita, oh Gesù, nella tua Chiesa numerose e sante vocazioni al ministero sacerdotale, alla vita consacrata, perché tanti bambini, ragazzi e giovani scelgano l'ideale di donarsi completamente a te per il bene e la salvezza eterna di tutte le anime. Lode e gloria a te, Signore Gesù. Lode e gloria a te, Signore Gesù. E infine, oh Signore, presentiamo Maria ai tuoi piedi, per mezzo del cuore immacolato di Maria, di San Michele Arcangelo, di San Giuseppe, di tutti i santi e gli angeli, dei martiri, e anche per mezzo della preghiera potente delle sante anime del Purgatorio, tutte le intenzioni che abbiamo nei nostri cuori e tutte le intenzioni di tutti coloro che si sono affidati alle nostre preghiere, sicuri che tu farai molto di più di quanto siamo credere e sperare, perché tu sei Gesù, Yeshua, il nostro Salvatore, tu sei il Redentore universale, tu sei la via, la verità e la vita, tu sei la porta delle pecore, in te abbiamo ricevuto grazia su grazia e benedizione su benedizione. Lode e gloria a te, Signore Gesù. Adesso, Signore, vogliamo invocare il dono dello Spirito Santo, affinché il tuo Santo Spirito scenda come dolcissima colomba su di noi e nei nostri cuori, su tutta questa assemblea, e faccia sì che noi possiamo pregare come i primi apostoli e discepoli, possiamo essere un cuore solo e un'anima sola. E tu hai detto, in verità vi dico, se due o tre sulla terra si accorderanno per chiedere qualche cosa al Padre mio che nei cieli, il Padre mio gliela concederà. E noi, in unione di accordo, per mezzo del tuo Santo Spirito, vogliamo implorare tutte quelle grazie che tanto ardentemente desideriamo. Gloria e gloria a te, Signore Gesù. Gloria e gloria a te, Signore Gesù. Thank you.
Adesso facciamo qualche minuto di silenzio affinché ciascuno di noi si possa raccogliere in intimità con il cuore eucaristico di Gesù e possa infondere a Lui il suo amore, i suoi affetti, i suoi desideri, le sue richieste, la propria vita, porla qui ai piedi del Signore con tutte le sofferenze, le tribolazioni, le gioie, le speranze. Portate la vostra vita qui ai piedi del Signore e Lui la accoglierà e la rinnoverà. Nel primo mistero contempliamo Gesù che chiama a sé tutta l'umanità per ristorarla con il suo divino amore. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi e io vi ristorerò. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre anime. Il mio giogo infatti è dolce e il mio carico leggero.
piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Cuore divino di Gesù, confido e spero in te. Cuore divino di Gesù, confido e spero in te. Cuore divino di Gesù, confido e spero in te. Cuore divino di Gesù, confido e spero in te. Cuore divino di Gesù, confido e spero in te. Cuore divino di Gesù, confido e spero in te. Cuore divino di Gesù, confido e spero in te. Cuore divino di Gesù, confido e spero in te. Cuore divino di Gesù, confido e spero in te. Cuore divino di Gesù, confido e spero in te. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù, mite umile di cuore, prendi il nostro cuore e simile al suo. Cuore immacolato di Maria, prega per noi.
Sappiamo, Gesù, che nell'ultima cena istituisce il sacramento della Santissima Eucaristia. Dal Vangelo secondo Luca. Quando fu l'ora, prese posto a tavola e gli apostoli con lui, e disse: ho desiderato ardentemente di mangiare questa Pasqua con voi, prima della mia passione, poiché vi dico, non la mangerò più, finché essa non si compia nel regno di Dio. E preso un calice, rese grazie e disse: prendetelo e distribuitelo tra voi, poiché vi dico, da questo momento non berrò più del frutto della vite, finché non venga il regno di Dio. Poi, preso un pane e rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: questo è il mio corpo che è dato per voi. Fate questo in memoria di me. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice dicendo: questo calice è la nuova alleanza del mio sangue che viene versato. Eucaristia, sacrificio. Nell'Eucaristia si rinnova misticamente, cioè nascostamente agli occhi sovrani, il sacrificio redentore di Cristo per l'intera umanità di tutti i tempi. E l'immolazione interiore, senza spargimento di sangue fisico, la sostanza del sacrificio. L'unico sacrificio che rimane eterno dinanzi al trono di Dio sull'altare dei cieli. Il Cristo vive la passione, la croce e la morte nel sacramento dell'Eucaristia. Nel divino sacramento continua a sgorgare a fiumi il sangue mistico del Dio, amore del Cristo. Sacrificio di espiazione per i peccati del mondo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Confido e spero in te. Cuore divino di Gesù. Confido e spero in te. Cuore
Santo forte, Santo immortale. O sangue e acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi. Terzo mistero, contempliamo Gesù che lascia ai suoi discepoli il comandamento nuovo dell'amore fraterno. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse: come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Che siano una cosa sola. Il cuore di Cristo è colmo di amarezza per la divisione della sua Chiesa. Nell'ultima cena Gesù prega il Padre perché i suoi discepoli siano una cosa sola, come il Padre e il Figlio nella comunione dello Spirito Santo sono una cosa sola. La divisione non viene da Dio, ma dal diavolo, colui che divide. Satana cerca di dividere il corpo mistico di Cristo, la Chiesa, con tutte le sue forze e le sue diaboliche insidie, in modo da scandalizzare il mondo e far perdere la fede nel Vangelo di Cristo, e il mondo, credendo in Lui, possa salvarsi. A noi che crediamo in Lui, il compito di fomentare la comunione, di superare ciò che ci divide, per valorizzare ciò che ci unisce. Una sola fede, un solo Spirito, un solo Signore, un solo Dio e Padre di tutti, che è presente in tutti e agisce per mezzo di tutti. Padre, che siano una cosa sola, come io e te, l'amore, siamo una cosa sola. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
cuore divino di Gesù. 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 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
mistero. Contempliamo Gesù che dall'alto della croce assente dell'amore e della salvezza delle anime, e per esse squarce il suo cuore divino, versando tutto il suo sangue. Dal Vangelo secondo Giovanni. Dopo questo, Gesù, sapendo che ogni cosa era stata ormai compiuta, disse chiaramente la scrittura: ho sete. Vi era lì un vaso pieno d'aceto. Posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima ad una canna e gliela accostarono alla bocca. E dopo aver ricevuto l'aceto, Gesù disse: tutto è compiuto. E chinato il capo, spirò. Sii benedetto, onorato, glorificato, esaltato, Signore Gesù, per il tuo infinito sacrificio di amore. Tu sei l'agnello immacolato, immolato per amore di noi, miseri peccatori. Siamo stati noi ad amare Dio, dice l'Apostolo Giovanni, ma Dio ci ha amati per te. Paolo dice: benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati al suo cospetto nella carità. Grazie, Signore Gesù, perché dopo il peccato originale non avevamo nessuna possibilità di partecipare alla gloria del cielo. Tu sei disceso dal cielo, tu hai squarciato il cielo e sei venuto in mezzo a noi. Ti sei incarnato nel grembo di una piccola fanciulla di Israele, Maria. Hai vissuto come uomo, come vero uomo, e in ogni istante della tua esistenza ti sei fatto carico della malvagità degli uomini, dei nostri peccati, e hai manifestato lo splendore della divina misericordia quando sul Calvario hai donato la tua vita fino all'ultima goccia di sangue, in una sofferenza che per noi poveri uomini è inconcepibile. Gloria e gloria a te, Signore Gesù. Gloria e gloria a te, Signore Gesù. Per ogni tua piaga, per ogni goccia di sangue, per ogni tuo gemito, per ogni battito del tuo cuore, per le angustie, per l'angoscia subita, per l'oppressione, perché sei stato trattato come l'ultimo dei condannati, dei maledetti, per amore nostro, dice il profeta.
madre sana bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per poterci avere lui con piacere, uomo dei dolori che ben conosce il patire. Grazie Gesù, grazie per la tua sofferenza, grazie per quel dono di amore che rimane qui dinanzi a noi, nella Santissima Eucaristia. Tu Gesù, sei lo stesso Signore crocifisso 2000 anni fa sulla croce, tu il Signore della storia, Cristo è lo stesso, ieri, oggi e sempre, dice la lettera agli Ebrei, e il tuo sacrificio rimane tra noi, e noi siamo qui Signore Gesù a tendere le mani verso di te per attingere dalla tua croce, dalla tua vita, dal tuo sangue la infinita misericordia del tuo cuore divino. Riversala Gesù, riversa questo fiume vivo di amore su di noi, questo infinito oceano di bontà nelle nostre case, nelle nostre famiglie, in questa città di Torino, in tutta l'Italia, nell'Europa, nel mondo intero, perché in questa piccola ostia è racchiuso tutto il tesoro spirituale della Chiesa, Dio vivo e vero, sacrificato, immolato, donato, sangue del Santo. Noi abbiamo fiducia in te, Gesù. Aumenta la nostra fede, aumenta questa sera la nostra fiducia. Rendici ferventi nella fede. Rinnova i nostri cuori, santificali, illuminali, consacrali al tuo cuore divino. E mai più noi abbiamo da allontanarci da questo cuore da cui possiamo attingere a piene mani ogni benedizione, grazia, amore, misericordia e pace. Grazie Gesù. Era il giorno della preparazione per i giudei, perché i corpi non rimanessero in croce durante il sabato. Era infatti un giorno solenne quel sabato. Chiesero a Pilato che fossero spezzate le gambe e fossero portate via. Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe a un primo e poi all'altro che era stato crocifisso insieme con lui. Venuti però da Gesù, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati gli colpì il fianco con la lancia. E subito ne uscì sangue e acqua. Chi ha visto ne dà testimonianza, e la sua testimonianza è vera. Ed egli sa che dice il vero, perché anche voi crediate. Il cuore squarciato, dal diario di Santa Faustina Kowalska. Oggi il Signore mi disse: squarciare il mio cuore come sorgente di misericordia, affinché tutte le anime vi attingano la vita, s'accostino dunque tutti con fiducia illimitata a questo oceano di pura bontà. I peccatori ne conseguiranno la giustificazione e i giusti saranno confermati nel bene. Nell'ora della morte colmerò con la mia divina pace l'anima che avrà collocato la sua fiducia nella mia pura bontà. Ai sacerdoti che annunceranno la mia misericordia concederò una forza singolare e darò efficacia alle loro parole, commuovendo i cuori di coloro ai quali essi si rivolgeranno.
che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
che scaturisti dal cuore di Gesù, promesso la gente di misericordia per noi. Nel quinto mistero contempliamo Gesù risorto, che conferma Tommaso e tutti i suoi discepoli nella fede. Dal Vangelo secondo Giovanni. Tommaso, uno dei dodici chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dissero allora gli altri discepoli: abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e non metto il dito nel posto dei chiodi, e non metto la mia mano nel suo costato, non crederò. 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, si fermò in mezzo a loro e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: metti qua il tuo dito e guarda le mie mani. Stendi la tua mano e mettila nel mio costato, e non essere più incredulo, ma credente. Rispose Tommaso: mio Signore e mio Dio. Gesù gli disse: perché mi hai veduto, hai creduto. Beati quelli che pur non avendo visto, crederanno. Io sono la risurrezione e la vita. Lamento alla vita e posto nel cuore dell'uomo con il soffio creatore. Sentiamo nel nostro intimo che vivere nel senso più pieno è la nostra vocazione naturale e soprannaturale. Ecco perché ci ribelliamo alla morte come a un non senso, a un'assurdità, e la rifiutiamo anche quando inesorabilmente ci ha toccato negli affetti più cari. Il grido che nasce dal profondo del nostro spirito non può essere ascoltato e appagato da nessuno, se non da colui che è la vera vita e dà la vita eterna. Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me, non morrà in eterno. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta tra le donne.
Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, ascoltaci. Cristo, ascoltaci. Cristo, esaudiscici. Cristo, esaudiscici. Dio, Padre Celeste. Abbi pietà di noi. Dio, il Figlio Redentore del mondo. Abbi pietà di noi. Dio, lo Spirito Santo. Abbi pietà di noi. Santissima Trinità, unico Dio. Cuore di Gesù, Figlio dell'Eterno Padre. Cuore di Gesù, formato dallo Spirito Santo nel seno della Vergine Maria. Cuore di Gesù, sostanzialmente unito al Verbo di Dio. Cuore di Gesù, maestà infinita. Cuore di Gesù, Tempio Santo di Dio. Cuore di Gesù, Tabernacolo dell'Altissimo. Cuore di Gesù, casa di Dio e porta del cielo. Cuore di Gesù, fornace ardente di amore. Cuore di Gesù, fonte di giustizia e di carità. Cuore di Gesù, colmo di bontà e di amore. Cuore di Gesù, abisso di ogni virtù. Cuore di Gesù, degnissimo di ogni lode. Cuore di Gesù, re e centro di tutti i cuori. Cuore di Gesù, in cui si trovano tutti i tesori di sapienza e di scienza. Cuore di Gesù, in cui abita tutta la pienezza della divinità. Cuore di Gesù, in cui il Padre si compiacque. Cuore di Gesù, dalla cui pienezza noi tutti abbiamo ricevuto. Cuore di Gesù, desiderio della patria eterna. Cuore di Gesù, paziente e misericordioso. Cuore di Gesù, generoso verso tutti quelli che ti invocano. Cuore di Gesù, fonte di vita e di santità. Cuore di Gesù, ricolmato di oltraggi. Cuore di Gesù, propiziazione per i nostri peccati. Cuore di Gesù, annientato dalle nostre colpe. Cuore di Gesù, obbediente fino alla morte. Cuore di Gesù, trafitto dalla lancia. Cuore di Gesù, fonte di ogni consolazione. Cuore di Gesù, vita e risurrezione nostra. Cuore di Gesù, pace e riconciliazione nostra. Cuore di Gesù, vittima per i peccatori. Cuore di Gesù, speranza di l'umanità in te. Cuore di Gesù, gioia di tutti i santi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, perdonaci al Signore. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, esaudiscici al Signore. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo. Gesù, mite umile di cuore. Preghiamo. O Dio onnipotente ed eterno, guarda al cuore del tuo direttissimo Figlio e alle lodi e alle soddisfazioni che in nome dei peccatori ti offre, e a coloro che invocano la tua misericordia concedi il perdono, nel nome del tuo stesso Figlio Gesù Cristo, che vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Preghiera finale. Signore Gesù, tu che sei il principio e la fine di ogni cosa creata e della storia umana, tu che ti sei fatto uomo per ricondurre l'umanità dispersa al cuore del Padre Celeste e hai donato la vita sacrificandola per amore nostro sul legno della croce, e risorgendo ci hai dato la speranza della vita eterna, continua dal tuo trono di gloria a diffondere sul mondo il fiume di misericordia che fuoriuscì dal tuo costato squarciato. Continua a farci sentire il desiderio che hai delle nostre vite, come quando dicesti: ho sete.
che i nostri cuori induriti si aprano al tuo desiderio di amore e noi possiamo ricambiare il sacrificio della tua vita con il sacrificio della nostra vita per amore tuo e dei fratelli. L'Eucaristia sia il centro della nostra vita spirituale. Il tuo cuore ricorpo di amore e di vita nella Santissima Eucaristia sia il nutrimento più desiderato del nostro spirito, in modo che nutrendoci con sommo amore e rispetto di te, possiamo riparare alle infinite dissacrazioni, ingratitudini e freddezze che moltissimi tuoi discepoli e uomini senza fede hanno nei riguardi del tuo corpo e del tuo sangue, e così ottenere quelle infinite grazie spirituali e materiali che il tuo cuore eucaristico racchiude. La Santissima Vergine Maria, tua e nostra tenera madre, accolga nel suo cuore immacolato questi nostri propositi e li presenti al tuo cospetto affinché tu li accolga e li esaudisca. Amen. Grazie dal profondo del cuore, Signore Gesù, per queste ore che abbiamo passato in tua compagnia. Ti offriamo anche riparazione di tanti che non ti adorano mai, che non pregano mai, che sono lontani dal tuo cuore. E siamo ancora qui, oh Gesù, come mendicanti, come poveri, dinanzi a colui che è re, che è ricco di ogni grazia e benedizione, con le mani aperte, con le mani tese, per chiedere ancora grazia, misericordia, pace, liberazione, guarigione, consolazione, comunione familiare e tutte quelle altre grazie spirituali e materiali di cui abbiamo estrema necessità. Adesso, Signore Gesù, vogliamo implorarti di liberarci e di guarire i nostri alberi genealogici. Imploriamo e invochiamo la Beata Vergine Maria e San Michele Arcangelo. Venite in nostro aiuto, o Madre Santa, o Principe di tutte le milizie celesti, o Santi e Angeli di Dio, e implorate la Divina Misericordia perché siano purificati e guariti tutti i peccati, tutte le maledizioni che noi abbiamo ricevuto nei nostri genitori, nei nostri nonni, nei nostri avi, in tutti i nostri parenti, fino alla terza, alla quarta generazione, affinché noi possiamo essere pieni di salute, di vita, di pace, di gioia, di fede, di speranza, di carità.
Santo. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale. O sangue e acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi. Preghiere di guarigione e dell'albero genealogico. Gesù ci ha rivelato che dal peccato commesso dall'uomo all'origine del mondo è venuto il male e che anche il peccato di ciascuno ha influenza negativa sugli altri, specialmente il peccato dei genitori, sui figli e discendenti. Attraverso la generazione si trasmettono gli stessi caratteri fisici e psichici, i buoni frutti delle virtù e le tristi conseguenze dei vizi, la salute e le malattie, il bene e il male degli antenati. Per il bene che i genitori e antenati ci hanno trasmesso, li ringraziamo e ringraziamo te, perché con la tua grazia hanno agito bene. Per il male che ci hanno trasmesso, li perdoniamo e li affidiamo alla tua misericordia, chiedendo per loro il tuo perdono e facendo suffragi. Diciamo, Gesù, perdonami. Gesù, sei venuto a salvare tutta l'umanità, passata, presente e futura. Tu sei l'Eterno, ogni generazione è a te contemporanea. Oggi ti preghiamo per le nostre generazioni passate e presenti, sia di ramo paterno che di ramo materno. Ti preghiamo di guarire il nostro albero genealogico, di cui noi siamo il frutto, per il loro bene e il nostro bene. Tronca ogni influenza negativa che ci hanno trasmesso attraverso le generazioni. Il tuo sangue prezioso scenda a purificare, risanare, liberare, perché oggi la nostra generazione sia sana e santa, unita e felice, così che possa trasmettere solo cose positive, essere canale soltanto di salute e di santità. Diciamo, Gesù, guarisci il nostro albero di famiglia. Gesù, guarisci il nostro albero di famiglia. Guarigione delle malattie ereditarie, fisiche, mentali, psichiche. Gesù, guarisci da tutte le malattie che sono giunte a noi attraverso la generazione. Guariscici dalle malattie fisiche, del cuore, del sangue, dei polmoni, dell'intestino, delle ossa, della vista e dell'udito, dai tumori ed ogni altra strana malattia, dalla fragilità e dalla sterilità, dall'impotenza e dalle malattie venere. Guariscici da tutti i casi di malattie mentali che ci sono stati nella nostra storia familiare, forme di paranoia, schizofrenia, comportamenti depressivi e autodistruttivi. Guariscici da tutte le malattie psichiche, ansie, affanni, depressioni, insicurezze, paure, complessi, tristezze, pensiero di suicidio, tedio della vita, squilibri. Interrompi la trasmissione di queste malattie, togli queste tare ereditarie, fa che nella nostra generazione ci siano sempre salute fisica, integrità mentale, equilibrio emozionale, sane relazioni, bontà e amore per trasmettere questi tuoi doni alle generazioni successive. Diciamo, Gesù, guariscici da tutte le malattie ereditarie. Gesù, guariscici da tutte le malattie ereditarie. Liberazione dai mali causati dal maligno. Gesù, liberaci da tutti i mali causati in noi dagli antenati che partecipavano all'occultismo, allo spiritismo, alla stregoneria, a sette sataniche. Tronca il potere del maligno che per colpa loro ancora pesa sulle nostre generazioni. Spezza la catena di maledizioni, malefici, opere sataniche che gravano sulle nostre famiglie. Liberaci da patti satanici,
e legami mentali con i salvaggi di Satana. Tienici sempre lontano dalle unioni spiritiche e da ogni attività con cui Satana può continuare ad avere dominio su di noi. Prendi sotto il tuo potere qualsiasi aria che sia stata consegnata a Satana dai nostri antenati. Allontana per sempre lo spirito cattivo, ripara ogni suo danno, salvaci da ogni sua nuova insidia. Solo da te possiamo avere tutti la vita, la libertà, la pace. Diciamo, Gesù, liberaci da tutti i mali causati dal maligno. Gesù, liberaci da tutti i mali causati dal maligno. Guarigione dei mali che colpiscono matrimoni e famiglie. Gesù, i nostri antenati hanno disonorato in vari modi il sacramento del matrimonio, dando origine a tendenze negative che continuano nei nostri matrimoni: mancanza d'amore, sentimenti di odio, durezza di cuore, tensione, infedeltà, separazione, divorzio, abbandono e fuga da casa. Interrompi tutte queste tendenze che impediscono relazioni durature e creano infelicità. Fa che d'ora in poi nelle nostre famiglie ci siano matrimoni ben armonizzati, pieni di amore, lealtà, fedeltà, fecondità di vita, santità. Diciamo, Gesù, benedici le nostre famiglie. Guarigione dei mali che colpiscono i bambini. Gesù, i nostri antenati, con il loro comportamento, hanno dato origine a tendenze negative nei confronti dei bambini: aborti, gravidanze interrotte o indesiderate, bambini non accolti, nascite concepite fuori del matrimonio, abbandono e sequestro dei bambini. Arresta la continuità di queste abitudini e azioni. Dà a noi la forza di respingerle. Fa che amiamo sempre i bambini e li educhiamo in modo umano e cristiano. Diciamo, Gesù, benedici i nostri bambini. Guarigione dei mali che colpiscono alcuni morti. Gesù, i nostri antenati forse hanno mancato di amare sempre e tutti i loro morti. Ora noi ti preghiamo per le persone della nostra storia familiare che morirono in età precoce, che morirono dopo lunga agonia, che subirono una morte violenta, uccisi da criminali o in azione di guerra, che morirono in un modo misterioso, inspiegabile, in un incidente o che si suicidarono. Diciamo, affidiamo a te tutti questi morti. Affidiamo a te tutti questi morti. Fa che cessi la tendenza verso una morte innaturale e orribile, e che d'ora in avanti nelle nostre generazioni si abbia solo una morte serena e cristiana, che tutti possano addormentarsi nella morte circondati dall'amore dei familiari. Vogliamo tenere presenti tutti i nostri defunti nel ricordo e nella preghiera, perché siano accolti nella pace e nella vita eterna. Avvolgi tutto il nostro albero genealogico con il tuo amore che perdona e dona ogni grazia. Diciamo, Gesù, benedici i nostri morti. Gesù, benedici i nostri morti. Liberazione da tendenze cattive che provengono dai nostri antenati. Gesù, liberaci da tutte le tendenze e abitudini cattive presenti nel nostro albero genealogico, le tendenze al gioco, allo sperperare, al bere, alla droga, alla grettezza, al furto. Dacci autorità
a porre fine ad ogni incorreggibile vecchia abitudine. Diciamo, liberaci, oh Signore. Liberaci, Signore. Liberaci da tutte le devianze sessuali presenti nel nostro albero genealogico. Violenza sessuale, incesti, omosessualità, pedofilia, prostituzione. Dacci forza per infrangere queste catene di vincoli maligni. Diciamo, liberaci, oh Signore. Liberaci, Signore. Liberaci da tutti gli idoli che hanno adorato le nostre generazioni presenti. Il denaro, il potere, il piacere, la casa, i terreni, i gioielli, i titoli. Taglia i vincoli che ci legano a questi casi di idolatria. Noi scegliamo di servire solo te, vero Dio, e di vivere secondo la tua parola. Liberaci, oh Signore. Liberaci, oh Signore. Liberaci da tutta la corruzione e la violenza dei nostri antenati, che sono stati truffatori, sfruttatori, torturatori, ricattatori, criminali. Rompi noi i legami di vendetta, di comportamento violento, di ira e di malignità. Liberaci, oh Signore. Liberaci, oh Signore. Liberaci da tutto il male compiuto dai nostri antenati, spinti dall'odio, odio verso gli altri, verso se stessi, verso Dio, odio razziale, fanatismo religioso. Poni fine in noi a tutte le radici dell'odio, rendi ora il nostro albero genealogico pieno di uomini e donne ricolmi di amore, datore di vita e salute, di amore e di bontà. Liberaci, oh Signore. Gesù, abbiamo pregato per l'albero genealogico affinché noi, i vivi, siamo separati dalle influenze negative dei nostri antenati e loro, i defunti, abbiano il perdono e le grazie necessarie per entrare nella felicità della vita eterna. Tu hai ascoltato la nostra preghiera, ci guarirai tutti i vivi e i defunti, ci renderai sani e santi. Grazie della tua presenza in mezzo a noi. Grazie per la tua misericordia verso noi e i nostri antenati. Ora non pensiamo più alla nostra cattiveria e ai peccati dei nostri antenati, ma pensiamo al tuo amore e alla tua bontà. Tu ci ami e ci liberi da ogni negatività e da ogni sofferenza. Ci dai ogni aiuto perché vuoi che tutti noi, vivi e defunti, siamo sempre con te, nella luce, nella pace, nella gioia eterna. Santum Michael Arcangelo Precazio, Princeps gloriosissime celestis milizie, Sancte Michael Arcangelo, defende nostro imperio et coluctazione, quae nobis adversus principes et potestates, adversus directores tenebrarum arum, contra spirituali inimicie, in celestibus, bene in auxilium omnino, vos Deus creato in exterminandis ed ad imaginum similitudine sue fecit, e tanti rami dei diavoli, e vinti, prezio magno. Preliare odie, cumbiator mangiorum, exercito, regna domini, sicut pugnasti contra lucem superbe lucifero, et angelo seius apostaticos, et non vallo erunt, neque locus inventus et eorum amplius in cielo, sed proiectus est drago ille magnus, serpens antiquus, qui vocatur diabolus et satanas, qui seducit universum orbe, et proiectus est in terram, et angeli eius omillo missi sunt. En antiquus inimicus et homicidia vehementer erectus est, transfiguratus in angelum lucis, cum tota malignorum spiritum caterva late circuit, et invadi terra, ut in nea deneat nomen Dei et Christi eius,
animasque ad eterna gloria corona destinata spuretur, mactet ac perdat sempiternum impreto. Virus nequizie sue, tantam flumen immundissimo, trato malificum transfundit, in omnem depravato smette e corto scorde, spectum mendacini, impietatis et blasfemie, alitunque mortiferum luxurie, viziorum omnium et iniquitatum. Ecclesiam agni immaculati sponsam, faverremi hostes repreverunt amaritudibus inebriarum absintio, ad omnia desideravia eus impias miserunt manus, ubi sedes beatissimi petri et cathedra veritatis, ad luce gentium constituta est, ibi tronum posuerunt abominationis et impietatis sue, ut percusso pastore et gregium disperdere valiant. Adesto idame, lux invictissime, opus Dei contra irrompente spirituales nequitias, et fac victoriam, Dei custodem et patronum sancta venerator ecclesia, Dei gloriatum defensore adverso terrestrium, et infernorum nefarias potestates. Dibi tradidit Dominus, Dominus, animas redemptorum, in superna felicitate locandas, deprecare Deus magis, ut conterat Satanam sub penibus nostris, ne ultra valeam captivos venere omnes, et ecclesiae nocere, opera nostra preges, et conspectu altissimi, ucito incipent nos misericordiae Domini, et apprehendas dragonem, serpentem antiquum, qui esse diabolus et satanas, ac ligatum vivas in abisso, ut non seducat amplius gentes. Inc tuo confis presidio ac tutela, sacra sante, matris ecclesia autoritate, ad infestationes diabolicae fraudis, repellendas in nomine Jesu Christi Dei, et Domini nostri fidentes et secule credimur. Ecce crucem Domini, fugite partes adverse, vicet Leo de tribu Iuda radix Dani, fiat misericordia tua Domine super nos, quem ad modum speravimus in te. Domine, exaudi orationem meam, et clamor meus ad te veniat, Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Oremus, Deus, et Pater Domini nostri Jesu Christi, invocamus nomen sanctum tuo, et clemenziam tuam supplices ex oscimus, ut per intercessionem immaculate semper Virgis Dei genetrix Mariae, beati Michaelis Arcangeli, beati Iosef Ius, e beate Virgini Sponsi, beatorum apostolorum, Petri e Paoli, et omnium sanctorum, adverso Satana, omnesque alios in mundo spiritus, qui ad magendum umano genes nasque, perdendas inter vagantur in mundo, nobis auxilium prestare dimieris, per unde in Cristo, Domino nostrum. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Adesso, Signore Gesù, ti chiediamo la grande benedizione del tuo santissimo corpo e sangue. Tu sei l'Onnipotente, tu sei il Signore, tu sei il nostro Dio, tu sei l'Eterno del Tempo, tu sei la nostra beatitudine. Vieni il nostro aiuto Gesù, benedici noi, le nostre famiglie, le nostre comunità, questa comunità, tutta Torino, benedici tutta la Chiesa Cattolica e il Vaticano, benedici tutta l'umanità. Da quest'ostia immacolata, consacrata, sacrificata, espandi l'onnipotenza della tua divina misericordia su di noi e sul cosmo intero. Amen.
Dio sia benedetto. Dio sia benedetto. Benedetto il suo santo nome. Benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Santissimo sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo, Maracchino. Benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima. Benedetta la sua Santa e Immacolata Concezione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Vergine e Madre. Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto il Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Salutiamo i nostri amici collegati tramite Facebook e possiamo comunicare.